Se laggate in queste condizioni, io ti consiglio veramente di guardare tutta la guida, perché in questo video ti spiegherò come installare l'Optifine della nuova versione di Minecraft e ovviamente risolveremo questo lag orribile. Non riesco neanche a guardarlo, veramente non ci riesco. Quindi buona visione, ragazzi, buona visione. Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come ridurre il lag su Minecraft e boostare anche gli FPS grazie alla nuova Optifine della versione 1.20. Per ora la versione Optifine 1.20.1 non è ancora uscita, quindi non l'hanno ancora rilasciata. Quindi in questo caso ci arrangeremo così con la versione Optifine 1.20. In descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare questo pacchetto. Se in caso hai problemi con il link, entra nel server Discord, ti faccio accedere al canale per prendere questo pacchetto, oppure scrivi direttamente a me su Discord. Quindi in questo caso io adesso vado un attimo su Minecraft e devo così installare la versione 1.20. Allora, la versione Optifine 1.20 la tengo, quindi in questo caso non mi resta che mettere a icona questa applicazione di Minecraft. Vado ad estrarre un attimo questo pacchetto. Ok, questa è la cartella e questo è il nostro Optifine come file jar. Più che jar è Java. Quindi quello che ci resta da fare è cliccare questo pacchetto, tasto destro sopra, withdraw, extract to preview Optifine 1.20 HD. Ti uscirà così la cartella, tu copi tutti questi file e le inserisci nella cartella di Minecraft. Per metterli nella cartella di Minecraft andiamo a fare un tasto Windows più R. Io passo sempre per di qua, per cento, temp, per cento, faccio ok. Vado su app data, vado su roaming e qui c'è Minecraft e incollo così tutti i file qua. Ok. E ora non mi resta che andare su Minecraft. Ok, allora andiamo un attimo su opzioni, su grafica, e come puoi vedere qua sotto c'è scritto Optifine HD. Ci ha dato così la Optifine. Ora non ci resta che andare direttamente su dettagli e qui possiamo eliminare qualsiasi cosa per ridurre il lag, frame lag, problemi anche al crash. Quindi nuvole, mettiamo no, alberi, mettiamo semplice, cielo no, sole, luna no, nebbia sofisticata neanche per sole, visuale oscillante sì, quando ti muovi il personaggio si muove qua e là, qua e là. Se invece la togli, lui sembra di pattinare, ok? Quindi quando corre sembra che pattina. Cioè va sempre dritto, non oscilla neanche. Indicatore di salvataggio, sì. Bordi, semplice. Distanza dell'entità, nel scorso video ho messo 150%, ma visto che stiamo facendo altre cose, direi di metterlo a 75%. Altezza nuvole, mettiamo... no, pioggia, neve normale, no, cielo stellato non ci interessa, anche se è una bella cosa, però cielo stellato no, mantelli, sì, tanto è solo un mantello della skin, distanza della nebbia mettiamo 0.2, nome oggetto tenuto sì, colore delle paludi no, blocchi alternati, no, togliamo anche questo, transizione tra biomi, meglio metterlo su no. Facciamo fatto e adesso non ci resta che passare su animazioni. Acqua no, fuoco no,
Redstone no, fuochi d'artificio no, particelle del vuoto no, pioggia no, particelle delle pozioni no, terreno animato no, togli, particelle fuoco d'artificio no, lava, la lava la vedrai ma non farà quell'effetto che caccerà fuori delle piccole palline di fuoco, ceneri, niente di che, portali, la stessa cosa che fa vedere delle animazioni che si muove, oscilla e fa vedere anche delle piccole particelle. Mettiamo no, esplosioni, sapete come sono fatte le TNT su Minecraft, che quando esplodono si vedono tutte quelle particelle. Quindi in questo caso, se per esempio fai un video tipo 100 TNT e li fai esplodere, c'è più probabilità di non crashare e laggare. Se togli esplosioni non si vedranno neanche quelle particelle. Mettiamo anche il fumo no, particelle d'acqua no, portali no, gocce d'acqua no, texture animate no, particelle ridotte, ridotte, fatto. Ora cosa ci resta? La qualità. Texture emissive no, togliamo le texture. Font personalizzati. Questo cos'è? Alcuni pacchetti di risorse contengono... Ah no, questi sono i font. Blocchi uniti, sofisticata. Togliamo questa sofisticata. No. Cielo personalizzato, no. Entità personalizzata, no. Effetti di distorsione dello schermo. Distorsione degli effetti. Metterei sul 15%. Tipo di MIP, map, vicino, anti-aliasing, no, creature casuali, non casuale, più veloce, sì, con randomizzazione, più lento, permette all'entità di avere più texture, no, non voglio laggare vedendo così una bellezza superiore su una skin di un mostro, neve migliorata, no, colori personalizzati no, texture naturali no, oggetti personalizzati no, no, qui personalizzati no, effetti del campo visivo, questo lo terrei su 0. Prestazioni, abbiamo così stabilizzazione di FPS, stabilizziamo così gli FPS, animazioni smart no, rendering veloce, migliora così il consumo, però consuma di più la GPU. Mettiamo no, aggiornamento dinamico, facciamo fatto. Cosa ci resta più? Varie, ah sì, le varie mostre FPS, contatore lag, schermo intero, metteria sì, facciamo fatto. La distanza del rendering 15 chunk metterei 7, dust simulazione metterei 7, FPS massimi illimitati, livello di morbidezza 35% e basta, facciamo fatto, fatto e giochiamo. Andiamo a giocare in un mondo che ho realizzato per fare un benchmark e vediamo il risultato. Eccolo qua. Abbastanza buono. 800 win, 177, non è niente male. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, io ti consiglio veramente di iscriverti al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!